Pace del Signore, carissime della Chiesa Adonai, ogni fratelli, che Dio vi benedica grandemente. Siamo qua, nel mare della Galilea, che meraviglia, olha, guarda il mare della Galilea, guarda qua. Alleluia, Gesù. Siamo qua con il nostro gruppo, sulla barca, amen. È una sensazione meravigliosa essere, stare qui, sul mare della Galilea. Gesù Cristo andava sempre di barca aqui. Qui Gesù Cristo camminava sulle acque. Qui Gesù Cristo ha fatto tanti miracoli. Miracoli. È una meraviglia essere qui. Che Dio vi benedica, benedica tutti i ministeri Adonai, ogni fratello, ogni sorella, nel nome di Gesù Cristo. Se ognuno volesse andare con me, entre in contatto con noi e noi torneremo a mai qui per un viaggio spettacolare con tanti miracoli e benedizioni. Un abbraccio a tutti, che Dio vi benedica nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E siamo qui. Oh, guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Gesù camminava tutto quella via. Alleluia. Alleluia. Un grande abbraccio per ognuno di voi. Grazie, grazie mille. Pace del Signore. Siamo a Capernaum. Qui nosso Senhor Jesus Cristo lui è entrato qui in un giorno di sabato, così come noi stiamo entrando adesso. Alleluia. Lui è entrato qui in un giorno di sabato e cominciò a insegnare la parola del Signore qua alla sinagoga di Capernaum. Capernaum. Original, maravilhoso. Lì, il mare della Galilea. Spettacolare. Pace del Signore, carissimi fratelli. Siamo qui sopra del Monte Carmelo. Qui è il luogo dove il profeta Elia ha fatto l'altare. Ha clamato il cielo e il Signore ha risposto con fuoco. Di là è Haifa, il mar. Qui il profeta Elia ha clamato il Signore Dio. Siamo sopra il Monte Carmelo. Meraviglia, meraviglia. Aleluia, Jesus. Monte Carmelo. Monte Carmelo. Monte Carmelo. E lá sotto é o vale della Margem do Megiddo. Lì, o Senhor Jesus Cristo tornerà. E ali succederà la guerra. E o Senhor darà vitória. Megiddo. Lá de sopra, Nazaré. Lá più lontano ancora, Monte Tabor. Tá bom, e quase vê de tudo. E siamo qua sobre o Monte Carmelo, espetacular. Que o Senhor lhe benedica, no nome do Padre, Filho e Espírito Santo. Que o Senhor benedica o ministério do Nai. Um abraço a todos. Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eis aqui o teu filho, meu Deus, em nome, vai esquentando, meu Pai, vai enchendo com a tua presença, oh meu Pai, o teu filho, tomou a atitude de Senhor, de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a tua glória, meu Deus, recebe o teu filho, teus braços, meu Pai. Ele já aceitou o teu nome, confessou Jesus como Senhor e Salvador. E agora está decidindo morrer para este mundo, assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Danilo está morrendo para este mundo e vai renascer contigo, meu Pai, nas águas do Jordão. Abençoe o teu filho neste dia. Cobre ele com a tua presença. Recebe o teu filho, meu Deus, nos teus braços para a tua glória. Que de hoje em diante ele possa verdadeiramente dizer, eu sou batizado, porque está escrito, quem crê e for batizado será salvo. Abençoe ele, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Danilo, sua casa e sua família. Danilo, na presença do Senhor,
eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amados. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Amém, Jesus! Aleluia! Praise Jesus! Parte dele, Senhor, e caríssimo filho. Parte dele, Senhor, aonde fratello della chiesa Adonai, siamo qua em preghiera, nel muro del piano. Qua c'è la presença del Signore. Está meraviglioso qua a Gerusalemme. Qua, per voi che non sapete, qua c'è la, è molto è meraviglioso qui. Qua c'è una promessa del Signore grandissima. Il secondo libro delle cronica. Di Israele, di Cronica di Israele, capitolo 7, versetto 15, il Signore ha fatto una promessa qui su questo luogo, qua dietro a me, qua sopra il Tempio di Salomone che lui ha costruito, e il Signore ha fatto una promessa eterna, per questo motivo che io amo tanto questo posto qui, per questo motivo che questo luogo è il luogo più sacro per il popolo ebreo, amen? C'è una promessa che nel secondo libro delle Cronica, capitolo 7, versetto 15, che dice così, ó, da oggi in poi, io parlo, da hoje em poi, e miei occhi saranno attenti, e miei orecchi saranno attenti alle preghiere fatte su questo luogo, su questo luogo. Allora, le preghiere del Signore, alleluia, le preghiere del Signore, nostro Dio, Adonai Elohim, nostro Signore Yahvé, è su questo luogo qui, alleluia, presença è grandissima. Já siamo qua a Gerusalemme, já abbiamo conosciuto tanti posti qua fora, Hebron, Betlehem, Campi dei Pastori, Betania, Jericó, Monte della Tentazione, tanti altri posti. Domani mattina stiamo andando verso Tiberíades e noi fermeremo in tanti posti prima di arrivare la sera domani alla Galileia. Andremo a Villaggio di Emmaus, dopo andremo al Monte Carmelo, dove è caduto il fuoco dal cielo. Dopo di andare al Monte Carmelo andremo a Nazaré, nella casa dove è vissuta la Vergine Maria, Madre di Gesù, dove ha vissuto Giuseppe, dove l'angelo Gabriele ha annunciato la nascita del nostro Signore Gesù. Dopo Nazaré andiamo a Canà, a Cana della Galileia, dove Gesù Cristo ha fatto il primo miracolo, trasformando l'acqua in vino in Giovanni capitolo 9. Dopo di Cana della Galileia, che sarà meraviglioso, noi andremo verso Tiberíades, dove Gesù ha fatto tanti miracoli. A Tiberíades noi dormiremo, a Tiberíades, alla vista, a riva del mare della Galileia, e dopo continueremo il nostro viaggio meraviglioso sul ministero di Gesù nella Galileia. Grazie, Dio vi benedica, sono in preghiera, io saluto a mia moglie, a missionaria Betsy, che Dio ti benedica, ti usa mia figlia, e ogni membro della chiesa domani, amen? Che Dio possa stare con noi e benedire noi, siamo in preghiera, grande benedizione Dio sta facendo, grande unzione sto portando, perché il Signore mi ha parlato, mi ha mostrato tante cose, cambiamento nel ministero Adonai per meglio, in nome di Gesù, io ti mando tante vi mando tante benedizioni a tutti noi, a ogni pastore in Brasile, África, Itália, que Deus benedica. Siamo cá. Continueremos com a empregueira fino à tarde de questa sera, porque qua c'è tanta la presença de Deus. Um abraço grande da paz do pastor Marco, e vosso servo, e eu sono qua pregando per ognuno di voi. Que Deus benedica o ministério Adonai, que Deus benedica la nostra vida. Grazie e amém, amém. Pace del Signore, ok? Grazie. E richiesta della chiesa Adonai. Non è fratello, che Dio vi benedica. Thank you.
Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, Adonai, Elohim, El Shaddai, Deus de Israel. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui, estamos aqui, estamos quase chegando, arrivando no Getsemane, Jardim do Getsemane, onde Jesus Cristo, nosso Senhor e Cristo. Aqui, como é que entrada aqui. É. Vamos passar. Não, aqui, vem aqui. Me segue aqui, me segue. Vem, fica aqui que eu vou dar a explicação. Getsemane. Foi aqui que Jesus foi preso, foi aqui que Jesus suou sangue. Pace del Signore, meus miei fratelli della Chiesa Adonai, tutti fratelli, pace del Signore. Qui è il Getsemane, qui Gesù Cristo ha sudato sangue, qui Gesù Cristo è stato arrestato, qui Gesù pregava. Davanti a noi siamo a Gerusalemme, città vecchia. Gesù usciva lì della porta di oro. E entrava aqui, venia de qua a monte da Getsemane a pregar e saliva qua no monte de Oliva, qua Jerusalém. Espetacular. Pace del Signore, carissimi amati di Dio, che Dio vi benedica, benedica il ministero Adonai, benedica ogni persona che appartiene a questo ministero, Brasile, Italia, Africa, benedica l'Italia, nel nome di Gesù. Siamo qui a Gerusalemme, nella Terra Santa, precisamente siamo qui nel campo dei pastori, in questo luogo qui che noi siamo. I pastori, era un gruppo di pastori che pascolava le loro pecore qui in questo luogo. Come nel tempo dell'antichità ci sono un po' di pecore lì. I pastori hanno visto il cielo aprire davanti a loro. Una moltitudine di angeli hanno sceso dal cielo e gridava: gloria, gloria al Pum, gloria a Dio, gloria, benedizione dei popoli sulla terra. È nato il Salvatore degli uomini a Betlemme. È nato, gloria. I pastori hanno rimasto meravigliati. Allora l'angelo, dopo di aver ritornato in cielo, da questo posto, in cielo più aperto, guarda, è meraviglioso, alleluia. I pastori hanno ritornato qua indietro, dove Gesù Cristo è nato. Là, loro hanno incontrato Maria, con Gesù sulle braccia, con i capi braccia, nella mangiatoia, Qua è un luogo spettacolare, Campi dei Pastori, Shepherd's Field, Luca capitolo 2. Che Dio vi benedica nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Pace del Signore, carissimi fratelli, che Dio vi benedica. Siamo qui nel deserto della Giudea. Olha que maravilha. Aqui Giovanni Battista vissuto, qui Jesus caminhato, qui em questo deserto da Judeia, Jesus stato tentato dal diavolo. Que Dio vi benedica grandemente. Grazie, pace del Signore. Siamo sopra la città vecchia di Jericó. Aqui è a cidade das palmas, Jericó.
parte do Senhor e amado, estamos aqui na cova de Macpela em Hebron, no túmulo de Padre Abraão, Sara, Rebeca e Isaac. Leia o rol da Bíblia. Agora vou mostrar aqui para vocês, que os hebreus, todo mundo aqui, que é Macpela. Aqui o túmulo, Sara. Sara, maravilhoso aqui, meu Deus. Abraão, Padre Abraão. Aleluia, que Deus benedica a vossa vida.